medicina e di chirurgia, ma questo vuol dire chiaramente accettare di declassare l'ospedale di Latina ad ospedale di basso. Il nostro gruppo consigliare non accetta questo tipo di mediazioni a ribasso, che certamente nascondono tanti diversi altri accordi, e sosteniamo il sindaco e la giunta in questa importante battaglia di dignità e di onestà. A conclusione di questo intervento vogliamo aprire una riflessione che riteniamo importantissima. Non vorremmo che nel pieno della diatriba tra la struttura di Galatina e quella di Cocatino si perdesse la visione d'insieme, la necessità di un progetto sistemico a garanzia di tutta la rete ospedaliera provinciale. In questo serrato confronto non stiamo considerando che il decreto 70 detta tutte le condizioni affinché nella provincia di Lecce ci possano essere 4 strutture di primo livello e non 3, così come potenzialmente prospettato. Affermiamo questo semplicemente perché la provincia di Lecce ha più di 800.000 abitanti e il decreto prevede che un ospedale di primo livello sia a servizio di un bacino che va dai 150.000 ai 300.000 abitanti. Può quindi essere questa la vera e unica soluzione. Ciò non obbligherebbe a scegliere tra le strutture di Galatina e Cocatino, ma consentirebbe il potenziamento di tutta la rete provinciale. Ed allora è opportuno allargare il fronte della battaglia a tutti i comuni della provincia di Lecce affinché richiedano chiarezza nella pianificazione regionale, affinché si conoscono le risorse che il governo regionale ha intenzione di destinare alla nostra provincia e ci si muova tutti uniti per un concreto potenziamento dell'intero sistema sanitario. In tal caso i comuni del territorio, che conoscono bene le dotazioni infrastrutturali di concerto con il governo regionale, potranno disegnare una rete ospedaliera degna di questo nome, con l'unico obiettivo di garantire la cura e l'assistenza del territorio. Grazie Presidente. Galatina Cocatino con i famosi primari a scavallo o
o ad interim, come volete dire, forma contrattualmente illegale, che è stata comunque accettata dai nostri dirigenti e imposta dalla direzione generale. Noi abbiamo avuto, o abbiamo tuttora, primaria ad interim dell'ospedale Taccarolina Cocarpino, con geriatria, chirurgia, cardiologia, pediatria, ostetrice, pronto soccorso, laboratorio analisi e radiologia. Adesso c'è giunto da qui anche il servizio di farmacia, praticamente ci hanno fuso in sostanza, quantomeno hanno fuso tutti i sensi nostri primari. Il rischio che si corre con questo assetto organizzativo ha due risvolti molto negativi. Uno è l'esito clinico sul paziente, perché ovviamente la mancanza di presenza del primario comporta un alto rischio sulla e come dire, che poi è l'obiettivo principale del DPR 70, cioè ottenere il miglior esito clinico. Il DPR 70 impone grandi strutture, non perché, come dire, ci si deve parlare dentro, ma le grandi strutture comporta, implica avere grandi reparti con molti posti letto e quindi un turnover alto, e per cui la qualità dell'esito clinico aumenta proprio perché tu ricordi più persone e lavori di più sulle stesse patologie e ti specializzi sempre di più. Frazionando, e dalle cose che si vede all'interno di questo, a me, da quello che si legge sui giornali, sarebbe veramente aberrante avere 10 posti letto di ostetrice a Fa e 10 a Cocarpino, cioè una cosa inaccettabile. In primis per i risvolti negativi sull'utenza, perché il rischio clinico è alto, molto, ma un secondo non di poco conto, e qua parlo come sindacato, è come dire lo stress di lavoro che si esercita sui lavoratori. Perché la mancanza del primario e di scelte su quel paziente, su come affrontare quell'esito, espone i lavoratori ad un enorme come dire, stress, perché comunque manca il punto di riferimento, manca l'assetto organizzativo. Certo, è evidente che, come dire, siccome Calatina è già dal 2008 che questi incarichi ad interim via via che vengono per ragioni di contenimento della spesa che abbiamo dovuto accettare, e quindi abbiamo già, come dire, sperimentato che il modello regolamento 14 è altamente penalizzante sotto vari aspetti. E quindi a questo punto sì, il DPR 70 dovete, come dire, mi permetto questo, mettere come punto di riferimento l'esito clinico sui pazienti. Questo è tutto. Possiamo pensare a un DEA di primo livello che si posiziona a Cocarpino e magari e per ragioni di spazio pensiamo alla neurologia calatina? La vedo un po' rischiosa. Come pure non possiamo pensare, se manteniamo la pneumologia alla medicina, non avere la cardiologia volutica. No. Significa esporre i pazienti dove vuoi sopprimere l'udito, la cardiologia, ad ulteriori rischi. Quindi siccome noi, come dire, prendetelo come suggerimento, il modello imposto dall'articolo 14 è altamente rischioso, per le ragioni di tutto. Grazie. Il personale, noi sotto sollecitazione della Comunità Europea siamo arrivati a ridimensionare l'orario di lavoro degli operatori, dove ci dà l'ora delle rivendicazioni legali. E quindi ecco che siamo arrivati in forza a qualche assunzione. Di questo consiglio comunale ho avuto la possibilità
semplicemente viziato da volontà politiche, perché andare a tutelare un piccolo centro, non si dispiace, non saranno copertino, perché? Perché per questioni strettamente politiche, diciamo che non si fa un buon interesse sul territorio, ma si sta solamente ulteriormente rovinando la sanità chiesa. Qui non si tratta di un ragionamento di campanile, noi dobbiamo ragionare ad avere una sanità efficiente, e se Galatina ha i parametri previsti dalla legge per avere una sanità efficiente, Galatina deve rimanere aperta. Se Galatina non rispetta quei parametri, mi dispiace, io sono il primo a dire Galatina deve chiudere. Però se tutti questi regolamenti sono iniziati, perché è questo ormai quello evidente, il dato evidente è quello, sono iniziati da errori iniziati, allora la comunità, le comunità devono unirsi e devono ragionare e devono far sentire la loro voce. Non può un termine del consigliere Amante, educazione non vuole significare assenza di determinazione, queste comunità sono determinate, noi siamo determinati a far valere i nostri diritti, le nostre ragioni. Se l'ospedale di Galatina è una struttura che rispetta i parametri di là, l'ospedale di Galatina deve rimanere aperto, deve dare efficienza nei confronti dei territori, e noi in sindaco Montagna saremo al tuo fianco. Io giovedì ho già un consiglio comunale monotematico sull'argomento, i sindaci, gli altri sindaci faranno uguale, e rubando, scusatemi nuovamente, le parole della Santa Antonica, noi dobbiamo essere determinati e agire anche da un punto di vista legale. La politica deve fare la sua parte, i consiglieri regionali, sia di maggioranza che di minoranza, devono fare la loro parte, e il territorio deve fare la sua parte, deve fare con le delibere, deve fare con gli uffici legali, lo deve fare in tutte le sedi competenti e opportune, affinché se la regione merita, ha il diritto da stare aperta, detto questo, chiedo di votare un documento unanime, questo documento poi farà il giro delle altre amministrazioni comunali e poi daremo voce a chi deve garantire questo territorio. Grazie. Ai principali organi